Ciao ragazzacci, io sono Metro125, oggi siamo qui su Raft, siamo sempre con Mark. Ciao a tutti. Sì, dimentica lui. Allora, abbiamo deciso che ci facciamo la vela, perché non è possibile che ogni volta per... Hai bisogno di cibo, Mark? Tieni, prenditi il cartellino lì, che io intanto cerco di raccogliere un po' di cose. Abbiamo deciso che facciamo la vela, perché non è che possiamo andare sempre lì a pagaiare, è una cosa incredibile. La barca è più piccola del solito, sempre più piccolina, questa barchetta qui. Caspita, l'ho mancato male. Lo vedi adesso questo barilotto che sta venendo più o meno verso qui? Se passa dentro questi retini si ferma, è utilissimo. Mark, il gabbiano, prendilo con la lancia. Guarda via. Cazzo, sto cazzo di gabbiano non riusciamo più a picchiarlo. Allora, mi servono, che tutto che volevo fare? Volevo fare la vela. Ancora 12 palme, porca miseria. Non ci dà palme neanche a pagarle. Non ci dà le palme neanche a pagarle. Ancora ne ho 8. Io ne ho 4. E poi mi servono 10 assi. 10 assi sarà difficile, sarà. Però qui c'è una bella zonina, Sì, mi sembra. Un po' di risorsine, guarda. 11 di quelle lì, 11 palme. Ah, io ne ho 8 ora. Tieni. Attento, che se cade in acqua siamo finiti, Mark. Lavoro inutile. Ok, posso riuscire a fare... Oh, finalmente ho fatto la vela. Mi ha fregato tutte le risorse, mi ha fregato però... Oh, cazzo! No, sono caduto. No, non... Anche il rampino. Ok. Allora, metto la vela, la metto qui all'angolo, guarda. La metto qui, vicino al letto. Apri la vela. E poi andiamo in quella... Ah, caspitina. Vai in quella direzione, vai. Sta arrivando lo squalo. E vai a fare in bagno. Guarda che non muore oggi. Ok, guarda che bello con la vela come andiamo forte, Mark. E io posso anche dirigere. Posso anche dirigere verso dove vogliamo andare. Devo bere anche io, devo mangiare io invece. Raccogli patata cruda. Quindi mangio la patata. E metto la barbabietta. Ok, così l'ho indirizzato verso il coso lì. Verso i due barilotti. Lo vedi qua? Adesso è più facile andare avanti. Oh, guarda come vengono verso di noi. Finalmente. Forse ci possiamo risolvere questa carenza di risorse che abbiamo. Se tu vedi delle risorse, vai sulla vela e gira invece che pescare. Sì. Guarda, adesso la giro io un pochino. Dai, ce ne sono altre due. Vai. Ok, così è tutto più semplice. Togliamo la vela. Io devo però mangiare e bere, come sempre. Metti la patata. Ti ho messo... Ricordati di mettere gli lassi, perché sennò... Allora, dammi la barbabietolina, mi bevo anche l'acquetta, riempi con acqua dolce e me la bevo. Ok, ti ho messo l'acqua a fare. Oh, che bello avere questa cosa, guarda. È la cosa più bella del mondo. Andiamo alla velocità doppia adesso. Sì, guarda là, si vede. Ah, devo mangiare. Perfetto. Io devo fare altri retini. Mi servono delle corde. Le corde le posso fare. Ok, retino. Mi servono altri due cordine. Ok. Mi hai dato delle corde. Ho dato una barbabietola cruda e quello lì l'ho perso, però. Ok, l'ho recuperato al volo. Sono un mago, sono. Allora, mi devi dare ancora corde. Quante corde c'ho? 8 corde, perfetto. Faccio un altro retino. E richiedi. Mi si è rotto pure il coso, porca miseria. Ma porca di quella miseria, mi si è rotto il... Il rampino mi si è rotto. Ogni tanto quando passi da queste cose raccoglile, ma vedi che si bloccano. Io direi di allargarci un altro pochino, perché così possiamo continuare a... caspita. Sono caduto, non riesco a salire, Mark. Oh cazzo, è difficilissimo questa vela, va più veloce la barca. Sì, va più veloce, sì. Non sono preparato a questa velocità. Barile, te l'ho fregato. Beh, purtroppo non posso ricercare delle cose perché abbiamo tutto, abbiamo. Dobbiamo fare delle altre, dobbiamo trovare delle risorse. Ho visto. Ho visto la zattera. Vai, gira. Andiamocela, prendiamo, Mark. Dobbiamo sperare di trovare qualcosa di utile però, perché stiamo trovando veramente pochissimo. Non ho mai visto una zona così sfigata, pochissima generazione di risorse. Cioè, io mi... Volevo qualcosina in più, insomma. Oh, caspita, lui va a colpire dove ci sono le cose importanti. E l'ha rotto, sto bastardo. Io ho schiacciato Q. hai droppato la cosa. Togli l'ancora. Ok. No, togli l'ancora, togli la vela, volevo dire. Allora, c'è un qualcosa e lo andiamo a prendere. Lì sopra c'è... ma sopra, sopra un fuori, nido. No? Allora, vediamo qua, c'è qualcosa. Non posso prenderlo. Raccogli la cassa. Fonda. Ok, ho raccolto la cassa e mi ha dato un cardine. Col cardine... Guarda sto bastardo che mi fotte tutto, mi vuole fottere. Il cardine mi può servire per fare una ricerca, magari. No, già ricercato. Non mi ha dato niente. Mark, che scarsi proprio.
Che schifo, guarda. Ah, metti asse, metti asse. Io avrei bisogno dell'acqua. Oh cazzo, sono caduto. Mark, caccia quella vela, non riesco a salire. Sono salito, meno male, sì. Okay. Allora, costruiamo un po', allarghiamo un po' sta zona, perché sennò caschiamo sempre. Che cazzo. Io vedo un'isola, ma quell'isola non ci arriviamo di nuovo, Ah, cavolo, guarda. Mark, andiamo a dormire, va, che è notte, non si vede più niente. Non puoi dormire durante il giorno. Per me mi sembra, a me sembra notte, sembra. Ah, ma che non sia il mattino ora, boh. Mark, non mi sembrava di aver visto la notte. No, infatti. Allora, se riuscissimo a salire su quell'isolotto, guarda. Ma com'è che si sale più? Mark, adesso è notte, vieni a dormire, va. Ho finito le assi. Le assi finiscono subito. Dovremmo salire su un'isola. Cavolo, io sto per morire di fame. Mark, ti ho fatto lo squalo, ti metto la bababietola. Ma ne posso mangiare qualcuna cruda? Sì, puoi mangiare. Ti metto l'acquetta, giusto per non morire. Ma tanto guarda lì, c'è... sarebbe utilissimo salire su quell'isola, Sarebbe utilissimo. Ma noi lì non ci possiamo salire in nessun modo, Mark. Almeno finché non facciamo una scalinata che ci porta... Guarda il fio della puttana. Ecco di quello schifoso. Raccogli. Ok, te le ripianto. C'ho 9 patate. Ricordati di mettere gli assi sotto, Hanno bisogno d'acqua, le patate hanno bisogno di acqua. Ok, al prossimo ora che è pronto il bicchiere. Cazzo, ho perso quel cosino lì, mi dà fastidio. Troppo lontano. Barile. Era troppo lontano, Mark. Si è girata la barca, dobbiamo fare un contorno intorno alla barca tutto di retini. Il bicchiere, ok, pronto. Ne basta un bicchiere di per innaffiare. Sì, solo uno. Oh cazzo, sono ricaduto. Mark, chiudi la vela. Ok, no, ci sono. Cado sempre in quel maledetto buco. Lo facciamo sto retino. Eccolo. Dai, che ora forse muore anche. No, non è morto. E sono caduto io invece, Mark. Sto cazzo, Mark mi ha salito, cazzo. Allora, sai che faccio, Mark? Chiudo intanto qui, sennò cado come un pirla. Devo bere un po' d'acqua. Li riempi con acqua dolce, bevi. Aspetta, mi allontano anch'io, mettiamoci tutti e due qui dietro. Tanto le risorse devono scendere. Mi serve la piuma, mi serve, perché devo sbloccare la ricerca. Ma non c'è più, non c'è. No, sta girando intorno, guarda. Sì, lo vedo. Tanto le cose arrivano prima o poi, quindi... E secondo me adesso atterrerà. Sono due barili qua. Quelli là arrivano, tu prendi quello lì tuo. Non lo mancare, Non atterra, mi serve il suo coso, mi serve. Comunque si sta abbassando, quindi può darsi che abbia intenzione di scendere. Se a terra stavolta lo dobbiamo prendere, Mark. Sì, io sono pronto con la lancia qua. Colpiscilo. No, se n'è andato, vabbè, fa niente, ci dobbiamo provare tante volte. Sicuro che va fatto con la lancia? Sì, va fatto con la lancia. Boh, perché non mi ha dato impatto? Che non sia un po' bagatello? Ecco, sta rigirando intorno. Ma ci sono io troppo vicino. È che non c'è una zona buona per andare a raccogliere risorse. Perché se avessimo un po' di risorse, sarebbe differente la cosa. Non ti devi avvicinare forse troppo, sennò lui scappa e non lo puoi più prendere. Quindi ti avvicini con la lancia e cerchi di colpirlo prima che lui ti veda. Mark, lo uccido io. No, cazzo, l'ho mancato, Mark. Non sono bravo a colpirlo. È che lui viene, si fotte le nostre cose, ma non... Prima o poi lo ucciderò, Porca di quella miseria. Ho visto... Speriamo che mi porti là. Ho visto una zattera, Mark. Ce la potremmo fare, però qui non mi spinge tantissimo la... È il vento, lo vedi che il vento non mi spinge benissimo. C'è una zattera, la dobbiamo prendere perché è importantissima. Mi metti il retino qua? Ok. Oh, finalmente, bravissimo, Mark. Mark, retini fanno quante ne vuoi. Ho finito le risorse. Allora spingo io un po' così con la pagaia. No, dai, ce la fa, tranquillo. C'è l'elica, c'è il vento qui. Sfruttiamo quello. Se devi bere, puoi bere. Sai cosa fai? Le prossime, mettile dall'altra parte. Così da ogni parte siamo protetti. Dalla parte... No, opposta, dalla parte verso dove c'è la zattera adesso. Andiamo a vedere quello che c'è in quella cassettina. Bisognerebbe vedere sopra se in quel nido c'è qualcosa. Mark, quando affonda, prova a salire sul tetto di quella zattera. Ci salto anch'io. La cassettina si può prendere quella? No, magari. Mark, stai morendo? Tutto a posto, tutto calcolato. No, niente. Questo che caspita, non mi dà niente. Ciao. No, ecco. Era solo per bellezza. Sì, devo mangiare. Sta arrivando lo squalo, Mark. Preparati col... Allora, mangio. Mark è arrivato perché è intenzionato a mordere qualche parte importante. Beh, che ora... No. Non muore mai.
Aspetta che io riparo pure, non che mi trovo. Guarda, lo metto qui, lo metto, così tu poi puoi andare a ruota. Ah, ma ora questo non si può rimuovere? Con l'ascia, forse. Ma ci conviene metterlo da questa parte. Anche se ci conviene, anche mettergli uno davanti, perché lo squalo attacca sempre il bordo di solito. Vabbè, mangio la patata cruda, dai. Mangio le patate crude che faccio in frettissima. Tanto sono comode, basta solo che le pianti, gli metti un po' d'acqua. Oh, non mi sta dando risorse buone, non mi sta dando. No, infatti, non so perché. Hai messo tu l'acquetta alle barbabietole? Sì, sì. Mettiamo l'asse qua. Andiamo a dormire, che se no non vedo un corno dove sono le risorse per muovere là. Sì, metto l'acqua di nuovo qua. A posto. Ok. Mi manca il cibo, Mark. Metto la patata a cuocere. Cavolo, io invece devo bere. Acqua dolce. Ehi, che cavolo, già subito così. Cioè, non ci si alza la mattina uno e deve vedere lui. È morto, però è sparito. No, mi si è rotta la cosa. Ma va a fan bagno. Per un po' non viene un altro, quindi c'hai un po' di tempo. Però attento che se me ne vado, io non ti vedo più, Mark. No, era sotto acqua, tutto sotto controllo. Allora, va bene, mi fido. Non abbiamo trovato risorse per fare qualcosa di intelligente. Ti rendi conto che sfiga? A me mi ha dato un'altra testa, quindi poi alla terza evocheremo il Wither. Mark, ti prego. Hai sbagliato gioco, andiamo da quella parte, boh. Tanto sull'isola, queste isole qua non ci possiamo mai salire. Ma sì, ma che è sta sfiga che abbiamo? È incredibile. L'unica cosa, sai cosa dovremmo fare? Farci in qualche modo, perché l'avevo visto prima, un tetto in legno. Se io faccio... Oh cazzo, sto morendo di fame. Faccio niente perché sto morendo di fame. Mi mangio la patata cruda, va. Sennò questo muore. Ce l'ho delicato il personaggio io, molto delicato. E che cazzo, pitina, datti una regolata. Cioè, dobbiamo sopravvivere, lui si lamenta sempre di fame. Non è che sto qui a pettinare le bambole. Invece c'è qualcosa, Mark, c'è un'altra zatterina, lì in fondo. Tanto noi abbiamo la vela qui, andiamo con la vela. Ma è difficilissimo, cioè cazzo non ci sono risorse. Io dicevo prima, se noi facciamo una cosa del genere. Ah, non c'ho neanche le assi, ti rendi conto che sfiga? Non c'ho materiali, non c'ho, è una cosa incredibile. Ci siamo bloccati all'inizio, abbiamo fatto un sacco di cose, mo costa tutto così tanto, non c'è più niente. Assi ne ho io, cosa volevi fare? Ti volevo far vedere come fare per salire, dammi un po' di assine. Se noi facciamo una cosa del genere, guarda, la faccio qua, se noi facciamo... Lo vedi che lo possiamo usare? Ma si sta... Aspetta, non so se si sta impennando... Prova di nuovo. No, forse è un caso che si è impennato. E noi saliamo così, saliamo sulla... sull'isola. Per forza, perché se non facciamo... un po' di legna, ma legna che proprio a pressione dobbiamo avere. Quindi l'importante sarebbe andare su un'isola. Quindi mo intanto ci prendiamo sta zatterina. Perché siamo senza risorse, c'è una cosa incredibile. Non ho mai visto uno così sfigato nella generazione. Penso che i modi siano casuali poi. Hai preso tutto? Sì, non vedo nulla che si illumini. Ok. Ha dato per caso qualcosa di interessante? Guardiamo subito. No, chiodi e pietre e... e tralcio appiccicoso, tieni. Sai che forse... dammelo, ce l'avevamo uno, però forse non l'ho ricercato. Aspetta che lo ricerco. Dov'è sto che me l'hai messo? Ricerca, ok, ci sono... ci ha sbloccato la bottiglia vuota. Ci ha sbloccato una bottiglia più grande, che non ci serve a niente per il momento. Hai appreso bottiglia vuota. Ok, ci servirebbe l'alga per fare le pinne, che comunque ancora non ci servono. Cioè, siamo messi malissimo. E ci serve la piuma d'uccello, porca di quell'uccello, guarda. Ma la bottiglia a cosa serve? Contiene più acqua, però per il momento non credo ci serva. Forse più là ci servirà. Perché plastica io ne ho da buttare praticamente. Mettila nella cesta, perché prima o poi ci servirà sicuramente. Mi ha dato pietra, foglia di palma, cose inutili. Sì, no, è desertissimo proprio. Dovremmo fare, sai che cosa? L'ascia e... avevo visto che c'era tipo l'ancora. Mi servirebbe l'ascia e l'ancora. Esca per squali. Beh, non... l'ancora me lo uso. Dobbiamo fare l'ancora e l'ascia. Perché la prima isola che entriamo dobbiamo andare a spaccare qualche alberello. Ok, mi servirebbero assi, quindi no, assi non ne ho. Io ne ho uno, ne ho. Ma non ci sta dando risorse, guarda, il mondo più schifoso del proprio dello schifo totale. Non mi sta, cioè, no, che non mi dia niente così è proprio brutto. Oh, finalmente mi ha regalato una corda, una cosa utile. Allora, io mi faccio l'ascia, Quindi l'ascia la metto dentro la cassa, tanto non ci serve. Una cosa che dobbiamo fare è l'ancora. Per la prossima isola che becchiamo dobbiamo per forza fermarci. Perché... cosa serve per l'ancora? Adesso non ho visto io dove è. Allora, per l'ancora ci serve... sai che non la vedo neanche più io. Ah, ecco, ancora monouso. Ancora monouso. Due assi e quattro corde. Io una corda ce l'ho.
Ok. A me servono solo le pietre. Le pietre ce l'ho io. Vuoi le pietre? Ok, quindi io vado di qua. Stai indicando? Non vedo. Ah, basta che tu la metti qui dietro, qui davanti, vicino all'acqua in pratica. Oh, ok, qua, però. Qua la metto. Sì, però non la buttare, ti raccomando. No. E io la metti e lascia così, basta, non la toccare. Poi quando arriviamo davanti a una isoletta la caliamo, così vado su e prendo un po' di legna, perché sennò non abbiamo risorse. Ragazzi, finisce questo video dove non abbiamo trovato niente proprio. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, che sfiga che abbiamo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio Mark per l'aiuto. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao ciao!